perché le contraddizioni dell'Occidente possiamo andare avanti fino alle 4 del mattino. Io voglio capire da Matteo Salvini e da Khaled Shaukhi se secondo voi questo fenomeno degli arruolamenti, diciamo, dei convertiti che vanno a combattere per, diciamo, la Jihad è un fenomeno preoccupante, e secondo voi che cosa bisogna fare? Secondo lei? È un fenomeno preoccupante perché è nel condominio di casa nostra. Controllare tutti questi luoghi di predicazione. Io mi sono stampato le ultime città teatro di allontanamenti di predicatori di violenza: San Donà di Piave, Cremona, Cologno Monzese, Andria, Carmagnola, Como. Che è successo in Milano, queste moschee? Torino, tutti indagati per terrorismo internazionale, cosiddetti imam espulsi, processi, condanne. Censire tutti i luoghi di predicazione in questo momento, fare in modo che la predicazione sia fatta in lingua italiana, avere un albo di questi imam, come sappiamo chi è il parroco della mia parrocchia a Milano. Io vorrei sapere chi è colui che predica di fianco alla mia parrocchia, che cosa dice, che cosa invita, e al minimo accenno a un episodio, un invito alla violenza, chiudere, sigillare, rispedire a casa. L'imam di Londra che avete mandato in video un'oretta e mezza fa. Sta non può rispedire a casa un cittadino italiano, Salvini. Cioè, alcuni, no, quelli che abbiamo italiano. Espulsi sono cittadini stranieri, l'ultimo, l'imam di San Donà di Piave. Se qualcuno inneggia all'odio, allo sterminio degli ebrei o degli infedeli, va in galera. Va in galera. In Italia si persegue chiunque parli male di chiunque, però quando c'è di mezzo l'Islam, no, non si tocca, la materia scotta. Quindi anche nell'interesse di chi vuole semplicemente praticare una religione, tutti i luoghi di culto islamici vanno censiti, documentati, controllati, italianizzati, e per questo qualunque nuova domanda di moschea, ormai Milano, Crema, Cantù, Figino Serenza, in ogni dove, chi le finanzia? Da dove arrivano i soldi? Da quale regime arrivano quei soldi? Chi va a pregare, a condurre la preghiera? Io voglio nomi, cognomi, sì, indirizzi, fino a quel punto. È molto liquido, però fino il problema è quello, non è sempre appunto, la stessa persona la Chiesa cattolica. Io non ne faccio un problema religioso, non abbiamo mai avuto problemi con gli ebrei, con i valdesi, con sì, i buddisti, con i protestanti. Detto imam, questo, quello è il problema. E allora io non ti do neanche mezzo metro quadro per una nuova moschea, fino a che non mi spieghi chi sei, da dove prendi i soldi, fino a che secondo non mi parli in italiano. Allora, no, ci sono i giornalisti, attenzione, ci sono i politici, ci sono gli esperti. Sto dicendo che il problema non è religioso. Ognuno può credere nel Dio che vuole, ci mancherebbe altro, ma se non abbiamo mai avuto alcun problema con le religioni di nessuna parte del mondo, il problema c'è con l'Islam, ma a Milano, a Parigi, a Londra e a Berlino, bisogna fermare, un attimo fermi, tu che mi chiedi alla moschea a Milano chi sei, dove prendi i soldi, come mi vai a predicare, chi c'è in quella moschea, io non ti do neanche mezzo metro quadro di spazio. È d'accordo Shaukhi con questa linea?